possiamo dire che è stata una gara praticamente senza storia. Hai fatto il gol, poi hai preso il rigore, hai deciso il match. No, oggi devo veramente fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché sapevamo che era una partita importantissima per dare veramente una svolta al campionato, per far capire che squadra siamo. E oggi abbiamo portato i tre punti, però secondo me si è vista una grande squadra a livello di gioco. Ci sono stati gli ultimi 20 minuti del primo tempo dove comunque ci sono anche gli avversari in campo, sono stati anche loro, hanno giocato un po' meglio loro secondo il primo tempo. Però penso che abbiamo fatto una grande gara di gruppo. Sicuramente questa vittoria la dedichiamo a noi stessi e alle persone che ci sono sempre state, cioè i tifosi veri, quelli là occasionali li lasciamo a casa. E quindi siamo contenti così. È un peccato vedere così poca gente per una squadra che si impegna tanto come la vostra e che con 28 punti, diciamo alla fine del 2017, ha raggiunto quasi i tre quarti dell'obiettivo iniziale minimo, ma comunque un obiettivo che è già quasi raggiunto. Sì, sì, ma come ho detto prima, a me fa piacere il tifoso vero. Noi siamo contenti di vedere veramente i tifosi veri che ci tengono a questa squadra. Quindi siamo contenti se vengono le persone veramente a tifare la squadra e a darci una mano, perché loro sono il 12° uomo in campo. Anche in settimana siamo stati con i tifosi insieme, e quelle persone che sono venute dentro negli spogliatoi, per me come per noi, secondo me hanno fatto capire che veramente loro ci tengono, ma veramente tanto a questa squadra, e noi dobbiamo fare la stessa cosa. E quindi secondo me l'unione fa la forza alla fine, quindi oggi si è visto anche questo. Pensate che adesso la pausa viene in un momento brutto, cioè nel senso che la questa per essere ingranato è purtroppo. Siamo così in box. Sì, abbiamo sto turno di riposo, però da una parte ci mette un po' a guardare squadre cosa fanno, i risultati che ci dovrebbero servire. Oggi abbiamo visto il Rente che ha vinto con la Regina. Però noi facciamo il nostro campionato, poi vediamo alla fine, alla lunga, vediamo come va a finire. Però sicuramente questa sosta ci fa recuperare. Nello stesso tempo ci deve far capire che ci sono squadre che giocano e che prendono punti, quindi ritorneremo, dobbiamo essere bravi a ritornare con la stessa compattezza che stiamo facendo e mettendo in campo, come oggi. Sì, ti volevo chiedere, alla fine c'è stata questa bella esultanza che diciamo, per i tifosi è stato un po' tornare all'anno scorso, perché proprio l'anno scorso a fine campionato fino a fine dicembre c'è stata questa esultanza, magari può portare bene per quest'anno, ma ti volevo chiedere, la scelta di venire a Castellammare a questo punto pensi sia stata quella giusta, perché sei sempre decisivo, quasi sempre? No, io come ho detto prima, la chiamata del direttore è stata il penultimo giorno di mercato e non ci ho pensato tanto, perché sapevo la piazza è una piazza bella, una piazza importante, poi se fai bene ancora di più. So anche l'entusiasmo che c'era l'anno scorso fino a quando erano primi, però il calcio è questo. Noi dobbiamo far capire che comunque lottiamo sempre e scegliamo in campo per vincere. Se arrivano i risultati sicuramente ci abbiamo una grossa mano anche al di fuori, però vedo un grande gruppo. Posto per Luigi? Ok, passiamo a Gabriel. Allora, raccontaci un po' la tua partita, perché della Rive Sabbia, un commento in generale sulla match. Sì, è una partita bella, che i gruppi sono abbastanza bene. Primo tempo, fine primo tempo un po' da desiderare, ma il secondo tempo iniziamo bene e bella vittoria, è stato bravo tutto il gruppo. Si vede che sei molto più addentro alla squadra oggi rispetto ai primi mesi, ti sei ambientato. Sì, sei adesso, molto più sicuro di te in tutte le giocate che fai? Adesso prima viene tutto in primavera, così è un po' difficile. Adesso il gruppo mi ha accolto bene, adesso sto abbastanza bene con la testa anche. Adesso sto lavorando bene, forte, e voglio dare il mio meglio alla squadra. Su
sul rigore, il mister dell'Andria ha detto non mi lamento del risultato, è giustissimo, abbiamo perso meritatamente, però forse non c'era il rigore, ha toccato prima il pallone. Tu hai dato, diciamo, eri al centro dell'azione, però è stato il rigore sul canotto. Che cosa hai visto? Che sì, ho visto il portiere ha toccato anche la palla e il canotto, e da lì è l'arbitro che fa se è rigore o no. Per me è stato perché anche ha toccato il canotto, ma per me è stato giusto. Quando conta passare questo Natale con questi tre punti, più altri tre punti che si era regina? Sì, è stato bellissimo. Questo che il mister voleva, questi sei punti, e abbiamo lavorato forte fino adesso qua, e adesso guardiamo il Natale e il Capodanno. Torniamo più forti.